Adesso cambiamo totalmente argomento perché il nostro Lorenzo Valeriani ci continua il suo percorso con il coro San Leonardo a Ortona. Thank you.
Allora, eccoci tornati in sala, un altro momento di pausa per la corale che ha cantato e direi anche bene, ma soprattutto ha ballato per merito di Ennio Nasuti, maestro di ballo che in piazza insomma si è lasciato andare. Ma diciamo che soprattutto il merito sono dei bambini che hanno veramente la passione, stanno continuando a crescere pian piano e comunque di tutto il gruppo di ballo, anche degli adulti. Ed è una cosa bella, io da 6 anni circa che collaboro con questa associazione, sono veramente orgoglioso e è un privilegio poter dare il mio contributo per rappresentare le danze della nostra tradizione. Quanto è complicato andare a ricercare i bambini, i ragazzi, non voglio dire più meritevoli, ma quelli che hanno più voglia di intraprendere questo percorso, che è un po' complicato, lo dobbiamo dire, vista l'epoca. È vero, sì, però c'è da dire una cosa, che la nostra associazione si distingue particolarmente perché abbraccia 4 generazioni e questo è veramente un grande valore aggiunto, è anche un volano per l'associazione. I bambini in pratica hanno nelle loro famiglie i nonni, i genitori che hanno avuto comunque e hanno tuttora una partecipazione nella corale. E questo è una motivazione perché loro attraverso i racconti, attraverso le esperienze, hanno cominciato ad assaporare e l'incontro soprattutto, perché è bello quando si esce insieme, si affrontano degli spettacoli, c'è questo incontro con altri gruppi, altri paesi, altre tradizioni e loro piano piano stanno respirando questa cosa molto bella. Per noi è uno scrigno meraviglioso. È soprattutto da conservare e da preservare. Direi poi tra qualche anno prenderanno il tuo posto e non solo il tuo, perché ovviamente poi i bambini crescono, diventano ragazzi, passano ad essere adulti e cominceranno non solo a ballare ma anche a cantare. Sicuramente è il percorso che ci auspichiamo noi dell'associazione, stiamo cercando ecco proprio di motivare i bambini e soprattutto i ragazzi, abbiamo anche dei ragazzi. Alcuni purtroppo in questo momento sono assenti per via dell'università, sono stati, come dire, portati ecco dalla vita a iniziare questo percorso, però con noi hanno gioito veramente, continuano a farlo e ci danno una gioia immensa. Poi devo aggiungere che abbiamo il supporto di musicisti validissimi, sono dei veri virtuosi, cominciando da Tiziano, poi abbiamo Fabio, un nostro fisarmonicista, e abbiamo 2 ragazzi meravigliosi. Sì, che Rodolfo. Poi andremo a conoscere nella successiva sì. Parte delle nostre interviste. Maria Ricola.
chiedo quante prove settimanali fai, perché ovviamente c'è bisogno di allenamento, non solo sotto l'aspetto tecnico, ma anche sotto l'aspetto fisico. Insomma, i polpacci sono sottoposti a un bel lavoro. Sicuramente, noi facciamo una prova settimanale il mercoledì e anticipiamo nel tardo pomeriggio con i bambini e poi successivamente la serata la dedichiamo ai grandi. E stiamo portando avanti un percorso di diverse danze. Oggi ne abbiamo rappresentate alcune, ma ne sono tantissime, che raccontano proprio le storie della vita vissuta, oltre a quelle tradizionali, tipo, non so, il laccio d'amore, la quadriglia, il salterello, che sono tipiche della nostra tradizione, ma abbiamo dei balli che raccontano i momenti del raccolto, i momenti, non so, quando le donne andavano alla fonte, i ragazzi poi andavano a corteggiare queste donne, e tante altre bellissime realtà. Ecco perché questo racconto della tradizione piano piano viene trasmesso ai più giovani, e l'auspicio è proprio quello di dare a loro il modo di assaporare questa nostra tradizione, che è ricchissima, ma soprattutto di gioire nell'incontro e con altre culture e con altre generazioni. Questo è il nostro auspicio. Perfetto, direi parole straordinariamente significative da parte di Ennio Nasuti, che ovviamente non utilizza solo la sua sapienza col corpo nell'andare ad insegnare i balli tradizionali a questa comunità, e non solo a questa comunità, ma anche con le sue parole, direi veramente profonde e ricercate, ha lanciato un messaggio molto importante per i giovani. Noi torniamo in sala ancora per ascoltare la musica dell'Associazione Folcloristica San Leonardo di Ortona e poi altri ospiti che ci racconteranno ovviamente altri aneddoti, altre storie relative a questa associazione. A dopo.